Un caro saluto da Mario Giuliaci, un aggiornamento sul tempo che farà da oggi 24 di dicembre, vigilia di Natale, fino al Capodanno. Grosso modo vale quello che già avevamo detto sul video con Elisa, ossia prevarrà l'alta pressione nordafricana con prevalenza quindi di bel tempo e temperature al di sopra della media, ma non sempre, non tutti i giorni. Dove pioverà? Pioverà solo questa notte sulla Calabria e sulla Sicilia, il giorno di Natale ancora sulla Calabria, sulla Sicilia, il giorno di Capodanno, compresa la notte, piogge sulla regione meridionale. Nevicherà? Beh, non nevicherà più in pianura come sembrava ieri dovesse essere per appunto l'ultimo dell'anno, ma vi avevamo avvisato, attenzione, che quella previsione era un po' poco affidabile. Nevicherà invece sempre per l'ultimo dell'anno, notte di Capodanno, su rilievi abruzzesi e molisani. Farà freddo? Sì, farà freddo la prossima notte, notte di Natale, giorno di Natale, su tutte le regioni adriatiche, per venti più freddi da nord-est, e il giorno di Santo Stefano ancora freddo sulle regioni meridionali, sempre per venti in arrivo dai Balcani. Poi farà ancora freddo la notte dell'ultimo dell'anno e la notte di Capodanno su tutta l'Italia, per venti ancora più freddi in arrivo sempre dai Balcani. Ci saranno nebbie? Sì, purtroppo ci saranno nebbie a partire da domani, la notte di Natale, fino al giorno 28, poi le nebbie tenderanno a scomparire. Vi saranno venti forti? Sì, vi saranno venti forti nella prossima notte sulle regioni adriatiche e al sud, e poi il 31 e l'1 soprattutto sulla regione meridionale, sempre per venti in arrivo da Balcani. Termino qui. Vi invito a visitare la nostra app, vi assicuro è la più bella tra quelle che ho visto anche degli altri siti, non lo dico per fare pubblicità al mio sito, provare per credere, scaricatela dal nostro sito e vedrete che veramente è la più pratica. Un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.